Allora, andiamo subito a sodo e andiamo a stabilire da che parte politica sta Jacopo Erhard nel periodo compreso 1931-1936. Si tratta di una domanda fondamentale per decidere sulla veridicità e sulla realtà del ruolo di Jacopo. Si tratta di una domanda fondamentale per decidere sulla veridicità e sulla realtà del ruolo di Jacopo e il colloquio clandestino di quest'ultimo con Trotsky nel dicembre del 1935 e in Norvegia. Ora, senza nessun dubbio, Jacopo e Radek erano stati trotskisti, anzi alti dirigenti della corrente politica trotskista dell'Unione Sovietica dal 1923 al 1927. Ma dopo essere entrati nel partito e si posero apertamente di fianco a Stalin, sia Jacopo dall'inizio del 1928, sia Radek dal luglio del 1929. Se Jacopo e Radek non fossero stati in alcun modo, ivi compreso quello epistolare della lettera, in contatto con Trotsky nel 1931, nel 1932, nel 1933, nel 1934, nel 1935, nel 1936, la questione del volo di Jacopo sarebbe risultata decisamente a favore di Trotsky e contro Stalin. Risulta infatti subito chiaro che se Jacopo e Radek fossero stati realmente senza soluzione di continuità a partire dal 1929 e fino al dicembre del 1935 degli stalinisti e dei concreti nemici di Trotsky, come sostiene quest'ultimo con forza, svanirebbe inevitabilmente qualunque motivo plausibile per un loro ipotetico incontro in Norvegia con il leader della costituenda Quarta Internazionale. E viceversa, se risultasse invece che Radek e Jacopo fossero tornati realmente ad essere, nel periodo compreso 1932-36, dei dirigenti dell'organizzazione clandestina trotskista operante nell'Unione Sovietica, i due personaggi in esame avrebbero invece sicuramente avuto una predisposizione mentale e politica completamente favorevole nei confronti di un loro eventuale incontro diretto con il loro leader in esilio, sempre dovendo tener conto dei rischi politici e personali derivanti da un eventuale colloquio segreto, certo, ma con l'ottica di desiderare, volere e agognare una loro discussione ravvicinata personale e viso a viso con Trotsky. Lo stesso discorso vale ovviamente anche per Trotsky. Attuare un incontro segreto con Jacopo sarebbe stato assurdo se quest'ultimo fosse stato davvero un suo nemico politico e uno stalinista a partire dal 1928. Ma viceversa, tale azione diventava perfettamente comprensibile, razionale e allo stesso tempo desiderabile nel dicembre del 1935 se Jacopo fosse invece risultato uno dei leader dell'organizzazione clandestina trotskista attiva nell'Unione Sovietica Stalinista nel periodo compreso 1932-1936. Siamo pertanto in presenza di un punto assai importante per la nostra indagine storica, rispetto al quale la traccia concreta e la prova fondamentale, come nel caso di Linköping, ci viene fornita sempre per il tramite di Trotsky, che per la seconda volta, Linköping è questa, tradisce e autodistrugge involontariamente le sue stesse posizioni negazioniste sul volo di Jacopo, procurandoci una clamorosa pistola fumante attraverso un incomputabile documento del 1932. Archivi Trotsky di Harvard, classificazione sotto Trotsky Papers, eccetera, eccetera, seguente 17. Nella sezione dedicata alle ricevute delle lettere spedite da Trotsky e dai suoi collaboratori ad altri soggetti, persone o organizzazioni politiche. Quindi una fonte sicura per la seconda versione che nega l'esistenza del volo di Jacopo e del suo colloquio segreto con Trotsky, da cui emerge una ricevuta di spedizione estremamente interessante, che è questa che avevamo visto prima. Beh, facciamo la circolare.
In un piccolo segmento dell'estesa raccolta di lettere scritte elaborate di via da Trotsky sono apparse alcune. Grazie a un accurato saggio elaborato dallo storico John Gerich nel 1986, le ricevute delle lettere spedite nel 1932 dal leader in esilio della Quarta Internazionale a Sokolnikov, un membro dell'opposizione di sinistra ancora legale all'interno del partito bolscevico nel biennio 26-27, a Preo Grazeschi, un altro leader della versione trotskista del periodo 23-27, durante la prima fase della lotta contro la nascente egemonia di Stalin e soprattutto, come testimonia la ricevuta della lettera, a Karl Radek. Troviamo quindi una nuova sorpresa e un nuovo colpo di scena dopo l'incoping, proprio dagli insospettabili archivi trotskisti di Harvard emerge un fatto clamoroso. Con materiale probatorio scritto, come richiesto giustamente dallo stesso Trotsky nell'aprile del 1937 di fronte alla commissione Dewey, abbiamo infatti a disposizione la ricevuta di una lettera spedita in segreto a Ginevra nel marzo del 1932 da Trotsky, che ricordiamo era già in esilio a partire dal 1929, a Karl Radek, residente invece di solito in Unione Sovietica, oltre che le ricevute di altre due missive spedite nel 1932 a Preo Grazeschi e ad altri cittadini sovietiche. Lettere segrete inviate nel 1932 da Trotsky a Karl Radek, a Preo Grazeschi e ad altri soggetti. Fatti sicuri e inequivocabili che costituiscono quindi una prova certa sui reali rapporti politici esistenti tra Trotsky da un lato e Radek e Piata dall'altro nel periodo compreso 1932-1936. Per quanto riguarda la lettera inviata da Trotsky a Radek, essa era stata spedita nel marzo del 1932 con cura e attenzione speciale a quest'ultimo anche attraverso gli uffici postali di Parigi e Ginevra tramite il signor Molinier, e proprio i due fratelli Molinier, Raymond e Henry, risultavano all'inizio del 1932 tra i principali dirigenti dell'organizzazione trotskista operante in terra francese, a cui allora Trotsky concedeva la sua fiducia politica e che si dimostreranno assai utili a quest'ultimo anche sul piano logistico e materiale nel 1933 fino al 1935, quando Trotsky rimase legalmente per quasi due anni in Francia, dopo andò in Norvegia. Lo cacciamo. A questo punto andiamo al nostro della questione, cioè all'importanza che assume la ricevuta della lettera spedita da Trotsky a Radek nel 1932 rispetto al volo di Piatov. Su questo aspetto lascio volentieri la parola proprio all'insospettabile testimone Trotsky. Quest'ultimo ci fornisce dell'altro materiale scritto, visto che già il 27 gennaio del 1937, come si è già ricordato in precedenza, Trotsky stesso si rivolse ai mass media internazionali, oltre che agli stessi giudici del processo di Mosca del gennaio del 1937, proclamando solennemente che, queste sono le parole di Trotsky, io ho dichiarato più di una volta, e lo dichiaro ancora, che Piatov, come Radek, per gli ultimi 9 anni, quindi come minimo dal 1929, non è stato mio amico, ma uno dei miei nemici più feroci e infidi, e che non ci sarebbe potuto essere alcuna negoziazione o incontri tra di noi. Un'affermazione che non lascia spazio ad alcun dubbio o malinteso, quella espressa da Trotsky il 27 gennaio 1937. Queste chiarissime ed inequivocabili parole di Trotsky, riprese e ripetute tra l'altro nell'aprile del 1937 davanti alla commissione Dewey, hanno un solo ed unico significato. Egli negò precisamente e senza mezzi termini di aver avuto alcun tipo di rapporto con Piatov e Radek dopo il 1928, oltre a rivelare allo stesso tempo come Piatov e Radek, sempre dopo il 1928, fossero ormai diventati tra i suoi, sempre le sue parole, più feroci e infidi nemici, con i quali risultava quindi fuori discussione, impossibile e assurdo tenere negoziati politici e incontri di alcun genere in Norvegia o in altri posti. Siamo pertanto in presenza di tre tesi inequivocabili.
tra l'altro rese per iscritte e ripetute più volte nel corso del 1937 dallo stesso Trotsky, ossia da una fonte sicura per la seconda versione che nega l'esistenza del volo o colloquio di Yatra. Secondo Trotsky, in altri termini, egli non aveva avuto alcun rapporto politico e umano con Piatra Kofferadzic, sia in modo diretto che sotto forma epistolare nel 1929, nel 1930, nel 1931, nel 1932, nel marzo del 1932, nel 1933 e così via, fino ad arrivare al 1938. Ma non solo. Nel 1937 Trotsky dichiarò che, almeno a partire dal 1929 e senza alcuna interruzione, ivi compreso quindi marzo 1932, Piatra e Radek erano diventati suoi nemici politici fino ad arrivare senza soluzione di continuità al gennaio del 1937. Non solo, alla fine della terza sessione della commissione Dewey, Trotsky arrivò altresì a dichiarare che dalla fine del 1929 egli, ossia Radek, era diventato la più odiosa figura per l'opposizione di sinistra, quindi per i trotskisti, perché egli non era solo un capitolatore di fronte a Stalin, ma un traditore. A questo punto mettiamo in contatto e facciamo incontrare reciprocamente tutte le dichiarazioni rese da Trotsky il 27 gennaio del 1937 e nell'aprile del 1937 davanti alla commissione Dewey, con la ricevuta scritta della lettera spedita proprio da Trotsky e proprio a Karl Radek nel 1932. L'effetto risulta sicuramente devastante e clamoroso, sia a livello generale che per la questione dell'esistenza del volo di Piatra. In primo luogo, la concreta e discutibile ricevuta della lettera spedita da Trotsky a Radek all'inizio del 1932 dimostra subito che Trotsky mentì spudoratamente durante la tredicesima sessione della commissione Dewey, quando egli qualificò come presunta le sue parole e quindi inesistente la invece reale, concretissima missiva da lui stesso inviata a Karl Radek all'inizio del marzo del 1932. Siamo quindi in presenza di una gravissima menzogna da parte di Trotsky, e che viene rilevata senza ombra di dubbio proprio mediante gli archivi Trotsky di Harvard, attraverso quella ricevuta che sta girando adesso in sala di spedizione dalla lettera del 1932 che tradisce involontariamente Trotsky. Allo stesso tempo emerge un elemento ancora più importante per la nostra indagine storica. Come risulta fin troppo evidente, la ricevuta scritta della lettera spedita clandestinamente da Trotsky a Radek nel 1932 mostra infatti che Trotsky mentiva clamorosamente anche quando sosteneva di non aver avuto più rapporti di alcun tipo con Radek e con Piatra dopo il 1928, ossia anche quando egli rilevava che questi ultimi erano divenuti dopo il 1928 tra i suoi più accaniti e feroci nemici. A persone con cui davvero non si ha più alcun rapporto umano e politico, almeno dal 1929 al 1936, non si spediscono lettere, soprattutto in quel contesto, né tantomeno lettere segrete come quelle invece inviate da Trotsky a Radek nel 1932, e di cui ci resta la ricevuta in spedizione, e tantomeno si indirizzano delle missive clandestine a persone che sono diventate tra i nostri più accaniti e perfidi nemici. E tantomeno si mandano lettere segrete a persone che si valutano come dei disertori della propria causa, come almeno suol dire Trotsky considerava Radek, sia nel 1929 che ovviamente nel 1937. E ancora meno si inviano delle missive confidenziali a persone che si considerano addirittura dei traditori della propria causa politica, come almeno il pubblico Trotsky valutava Radek dalla fine del 1929 fino al 1937, sempre secondo le dichiarazioni rese dal leader della Quarta Internazionale durante la terza sessione della Commissione Dewey. Detto in altri termini,
Radek costituiva l'ultima persona al mondo a cui Trotsky avrebbe dovuto spedire nel marzo del 1932 una lettera, senza, in assenza di un ritorno del primo, quindi di Radek, a un atteggiamento favorevole alla costituenda quarta internazionale e alla lotta segreta contro Stalin. L'invio nel corso del 1932 di una missiva segreta e con mezzi clandestini a una persona come Radek, ancora operante di regola nell'uso stalinista di quel tempo, attraverso come minimo un certo sforzo materiale e un certo margine di rischio per il postino clandestino che doveva recapitare lo scritto di Trotsky a Radek, costituisce pertanto un atto concreto che può essere spiegato solo ed esclusivamente con l'esistenza all'inizio del 1932 di una relazione speciale di affinità politica tra i due soggetti in esame, complicità che demolisce ovviamente la tesi avanzata da Trotsky il 27 gennaio del 1937. La ricevuta disposizione della lettera spedita da Trotsky a Radek prova pertanto con assoluta sicurezza la grande menzogna del leader della quarta internazionale rispetto ai suoi reali rapporti con Radek, mostrando innanzitutto che Trotsky aveva e come si aveva rapporti con Radek dopo il 1928 e più precisamente a partire dall'inizio del 1932. Dimostra altresì che per Trotsky, sempre a partire dal 1932, Radek risultava tutt'altro che un nemico accanito e feroce, ma altresì un referente politico importante nella lotta politica antistalinista, anche se costretto, per celare il suo doppio giochismo, doppio gioco rispetto a Stalin, a professare pubblicamente fedeltà al leader georgiano e a criticare in modo durissimo proprio Trotsky anche nel periodo compreso 1932-1936. Attesta altresì che sia Radek, tornato via via alla militanza trotskista nel corso del 1932, sia Trotsky avevano una predisposizione favorevole e un movente generale di natura politica per incontrarsi tra loro nel 1932 come nel 1935 e nel dicembre del 1935. La ricevuta di spedizione del 1932 fa inoltre cadere subito a zero il grado di attendibilità della testimonianza di Trotsky rispetto alla sua tesi di non aver incontrato Piatakov nel dicembre del 1935 nei pressi di Oslo. L'esistenza concreta e materiale della ricevuta, assieme alla misteriosa sparizione della lettera di Trotsky a Radek, di cui essa attesta in modo indiscutibile la realtà, comportano inevitabilmente che Trotsky risulti come minimo un testimone inaffidabile anche rispetto agli eventi del dicembre del 1935. Grazie a tutti per l'attenzione.